28 anni fa, il 19 luglio 1992, l'Italia tutta a quest'ora piangeva attonita la morte di Paolo Borsellino e dei 5 agenti della sua scorta. Lo Stato sembrava aver perso la sua battaglia. Invece la gente prima, lo Stato poi reagirono e vinsero. Però la mafia esiste, prospera, anche se più cauta e sommersa. E le pur giuste celebrazioni toccano altri mondi e sembrano non scalfirla. Roberto Saetta, avvocato, è figlio di Antonino Saetta, presidente della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, il primo magistrato giudicante ucciso dalla mafia. Era il 25 settembre 1988, tornava dal battesimo di un nipotino con il figlio Stefano, 47 credo colpi, una macelleria. Quel giorno Saetta? Sì, io seppi nel cuore della notte, diciamo, dell'evento. Dapprima non mi dissero che erano morti mio padre e mio fratello, giustamente non mi vollero dare la notizia, mi dissero che c'era stato un grave incidente, condizioni critiche, ma ancora me li davano per vivi. Nel cuore della notte andammo con degli amici di famiglia di mio padre, andammo a Canicattì, noi vivevamo a Palermo, andammo a Canicattì per appunto vedere, capire cosa era successo. Passammo dalla stazione dei carabinieri e lì ci diedero la notizia, diciamo, che mio padre e mio fratello erano morti, ovviamente erano morti sul colpo. Il suo papà era il probabile presidente d'appello del maxi processo, voluto fortemente proprio dal pool antimafia, di cui ricordiamo sempre Falcone e Borsellino. C'erano state in primo grado delle condanne molto pesanti e sicuramente i mafiosi temevano che un giudice retto le avrebbe confermate. Quindi suo papà è stato ucciso per la sua rettitudine, secondo lei? Allora, mio padre è stato ucciso perché si era mostrato inavvicinabile e non sottoponibile a pressioni o a intimidazioni di nessun tipo. E questo fu particolarmente evidente in relazione all'ultimo processo di cui lui si era occupato, quello relativo ai responsabili dell'omicidio del capitano Emanuele Basile. Erano tre importanti rampolli di mafia: Madonia, Buccio e Bonanno. Madonia era proprio il figlio del numero due della cupola di Cosa Nostra, Francesco Madonia, che era della famiglia di San Lorenzo, ma era subito dopo Totorrina, era, diciamo, il più importante nella gerarchia mafiosa siciliana. Quello fu un processo molto travagliato, ci furono tentativi di condizionamento sia nel primo grado, che si concluse con un'assoluzione, sia poi nei successivi gradi di giudizio, perché quello di mio padre non concluse, diciamo, la vicenda, poi fu annullato dalla prima sezione della Corte di Cassazione presieduta dal dottor Carnevale, ci furono ulteriori giudizi e anche lì ci furono tentativi pesantissimi di condizionamento, quindi quello era un processo vitale per la mafia. Quindi il primo obiettivo fu quello di punire un magistrato che non si era voluto piegare, ma un obiettivo altrettanto importante era quello di evitare che quel magistrato, particolarmente ostico dal punto di vista delle possibili infiltrazioni, andasse a presiedere, come appunto diceva lei, il maxi processo in appello. E infatti ci mandarono un altro e le condanne furono di molto ammorbidite, soltanto grazie alla Cassazione abbiamo potuto vedere alla sbarra i grandi capi e i loro accoliti che avevano determinato la guerra di mafia degli ultimi 15 anni a Palermo. Senta, avvocato Saetta, come ricorda suo fratello Stefano? Ma mio fratello Stefano purtroppo è stato descritto in qualche film, in qualche libro, in modo completamente inesatto, come se fosse, diciamo,
quasi allo stato vegetativo, una persona come fosse totalmente invalida, eccetera. Invece Stefano era una persona che aveva avuto dei disturbi psichici da ragazzo, però era invece una persona socievole, colta, amava molto il cinema, ma anche faceva sport, giocava a calcio, nuotava molto bene. Andavate d'accordo? Amici. Andavamo d'accordo, c'era una certa differenza di età, c'erano circa 5 anni di età, per cui magari gli amici suoi e gli amici miei erano, diciamo, diversi come categoria, diciamo, come di età, però andavamo d'accordo, sì, certo, Stefano era una persona buona. Senta, avvocato, quando parliamo di eroi tra le vittime della mafia, ci sono alcuni più eroi degli altri? Nell'onore e nel ricordo, ovvero lei crede che la memoria di Antonino Saetta sia stata un po' trascurata? Allora, nel tempo è successo questo, diciamo, quando fu ucciso mio padre e mio fratello, subito fu chiara, diciamo, la valenza e l'importanza di quella uccisione, tanto che ai funerali, che si tennero tra l'altro non a Palermo ma a Canicattì, che era la città di nascita di mio padre, parteciparono tutte le più importanti autorità istituzionali e politiche di quel tempo, il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il Ministro dell'Interno, Gava, il Ministro della Giustizia. Saputa notizia volle proprio testimoniare la vicinanza dell'intero Consiglio della Magistratura, e vennero tutti in chiesa dove si teneva il funerale. Ricordo Caselli, si era inginocchiato, appena entrato in chiesa. Insomma, fu subito chiara la matrice e l'importanza di quella uccisione, perché per la prima volta veniva ucciso un magistrato giudicante, che fu un po', come dire, un passo in avanti, un tragico passo in avanti, perché fino allora erano stati uccisi diversi magistrati, che era ovviamente già una cosa gravissima, però erano stati uccisi dei magistrati inquirenti, quindi per così dire dei personaggi che svolgevano un ruolo di antagonista rispetto alla mafia. Giudicanti non erano stati uccisi, mio padre era presidente di una corte, tra l'altro di una corte d'appello, e quindi, diciamo, l'uccisione era qualcosa di ancora più grave, perché il giudicante non va per assolvere o per condannare, ma va per giudicare sulla base delle risultanze processuali e pronuncia il suo verdetto in nome del popolo italiano. Uccidere quindi il giudicante, che è un soggetto terzo per definizione, che è tra l'accusa e la difesa, è qualcosa di molto più grave. Nel caso poi di mio padre era stato ucciso anche un figlio, e quindi due, assieme al magistrato, anche un figlio, quindi due persone della stessa famiglia uccise, diciamo, dalla mafia. Purtroppo però per i primi anni le indagini si conclusero senza risultati, perché ancora non c'era la legislazione sui pentiti. Certo. Erano anni in cui i capi mafia più importanti morivano tranquillamente di vecchiaia nel loro letto, assistiti dai loro cari. Poi, per fortuna, dopo le uccisioni di Falcone e di Borsellino, che furono un po' l'ultimo anello della catena, anche l'opinione pubblica, anche siciliana, non ne poté più di quel tipo di comportamenti, diciamo, della mafia, anche la politica stessa siciliana non ne poté più. E furono introdotte delle norme che furono efficaci nel contrastare il fenomeno mafioso, le norme sul pentitismo. E poi nacque, ci fu il 41 bis, e soprattutto lei ha detto furono gli ultimi martiri. E forse per questo sono più ricordati, perché in qualche modo ci assolvono tutto il paese dalle sue inadempienze, perché dopo la loro morte il paese seppe reagire. Le domando, avvocato, suo papà era un uomo di fede, che lei sappia? Allora, mio fratello sì, e mio padre spesso accompagnava mio fratello, con cui stavano spesso in compagnia, quando mio padre aveva tempo libero, accompagnava spesso mio fratello in chiesa. Stefano probabilmente aveva anche senso di conforto nel frequentare la chiesa, con mio fratello che fu ucciso, con mio padre, aveva anche un senso di conforto. Lui era molto credente, Stefano. Mio padre così non era, però è un po' distaccato,
Lei, avvocato, si è dato delle risposte, ha trovato un po' di pace negli anni? Ma diciamo che per tanti e tantissimi anni ho sentito la mancanza di mio padre e di mio fratello, e ogni notte, proprio quasi ogni notte, mi sognavo, sia pure per pochi secondi, per poi mi sognavo le figure di mio padre e di mio fratello. E certo, la morte di un genitore e anche di un fratello, non per morte naturale o per incidente, ma perché viene sottratto dalla ferocia, dalla spietatezza di squallidissimi criminali, è più difficile da digerire, da accettare. Però purtroppo quello era il clima di quegli anni. Tante persone che io conoscevo, figli di magistrati, altri personaggi delle istituzioni, avevano avuto o ebbero successivamente purtroppo quella stessa sorte. Roberto Andò è un regista, uno scrittore, un regista cinematografico, televisivo, teatrale, uno sceneggiatore ed è palermitano. Quegli anni lei in qualche modo li ricorda? C'è un eco nella sua adolescenza di quel periodo terribile? Beh sì, insomma, tutta questa catena di delitti che ha coinvolto persone che conoscevo anche, a cominciare da Cesare Terranova, che è un magistrato che era amico di mio padre, quindi vedevo in casa, che mi ha insegnato a nuotare, e quindi mi ha colpito molto il delitto e il fatto che poi piano piano questa catena sia diventata così, come dire, diffusa, lasciando pensare quasi che l'Italia non avesse uno Stato, che fosse, diciamo, una regione della Colombia, una regione sudamericana, diciamo. E vedere questi servitori dello Stato cadere implacabilmente, poi anche i politici, in una progressione micidiale, pensiamo appunto al fratello del Presidente della Repubblica, Mattarella, che era anche quello una persona che conoscevo bene e frequentavo perché il figlio era mio amico. E insomma, questa toccare il privato e anche questa dimensione pubblica così fatalmente destinata alla distruzione mi ha colpito molto, mi ha segnato credo come me tutta una generazione. Lei ha lavorato molto e quindi non a caso sul potere, servendosi delle parole di Shakespeare o di Leonardo Sciascia, che è stato suo maestro e che le ha insegnato parole sue a vedere dove il potere si insinua, anche quando noi palesemente non ce ne accorgiamo. Le ha insegnato a vigilare. Ecco, anche oggi è necessario? Ma credo di sì. Diciamo, chiaramente il potere cambia forma. Quando parliamo anche del potere criminale, abbiamo visto come le strategie si modificano e il potere criminale ha la capacità di dissimularsi all'interno della società, a volte anche all'interno della cosiddetta società legale, e quindi diventa sempre più difficile distinguere. Cioè la mafia, che è passata da un atteggiamento terroristico, che è quello che si ricordava prima, ha un atteggiamento più prudente, politico. E io credo che oggi siamo in questa situazione, è più dissimulata. E c'è una bella frase di un grande filosofo francese che dice facciamo del bene per poter continuare impunemente a fare del male. Ecco, io credo che sia un po' la situazione e il pericolo che vive l'Italia, e ogni tanto ce ne accorgiamo perché si riaccende improvvisa questa piaga tremenda che è la penetrazione del crimine nella società meridionale, che oggi ha forme diverse, perché non c'è solo la mafia, ma forse è diventata più forte oggi la 'ndrangheta. Lei è un uomo colto, è capace di innervare i suoi racconti con le domande esistenziali e si vedono i suoi studi di filosofia. Mi ha colpito moltissimo il suo ultimo romanzo, Il bambino nascosto, edito dalla Nave di Teseo. Solo apparentemente è la storia di un uomo
che incontra un bambino e sono protagonista e coprotagonista. È un romanzo di formazione, un romanzo di educazione. In una Napoli che è, immagino, Palermo, feroce, senza giustificazioni, una città corrotta dentro perfino negli affetti più sacri. Si comprende che lei descrive ciò che ha percepito della sua città. È vero, questa Napoli, che diciamo poi culturalmente è molto diversa da Palermo, secondo me per una cosa fondamentale, il rapporto con la morte. Cioè io penso che i siciliani hanno un rapporto con la morte tragico, mentre i napoletani ci giocano, vorrebbero giocarci. E questa è una distinzione, diciamo, fondamentale per capire le due culture. Però è vero che io in questa Napoli, che ho scelto come ambientazione, preferivo proprio sentirmi straniero nella città che descrivevo, e ho messo alcune cose che possono riguardare anche Palermo, cioè il carattere di metropoli, come dire, costruita come a strati, come un arcipelago mostruoso dove si possono incontrare il sublime e l'orrido. Così come accade in questo condominio in cui si incontrano questo maestro di pianoforte e un bambino che abita al piano di sopra con la sua famiglia e che questo appunto vicino di casa non avrebbe mai capito che era la famiglia di un camorrista. Proprio perché oggi è difficile che questi connotati vengano fuori. A volte incontriamo delle persone che sembrano degli impiegati, degli avvocati, che sembrano dei funzionari regionali e poi si scopre che sono persone chiave di una catena criminale. E il maestro salva il bambino, ma poi il bambino salva il maestro. Sì, è un incontro fondamentale perché sono due solitudini, l'uno ha bisogno dell'altro, all'inizio c'è diffidenza e sospetto, ma piano piano dentro questa reclusione forzata in questo appartamento, minacciati da questa, dai segni esterni, diciamo, di una caccia all'uomo, al bambino in questo caso, nasce un rapporto che io potrei definire sentimentale, cioè il riconoscimento di una paternità, cioè diciamo ognuno sceglie l'altro come propria famiglia e credo che questo sia un sentimento fortissimo che poi spiega tutto il resto della vicenda, cioè il fatto che quest'uomo forza se stesso in una direzione inaspettata, è un uomo ritroso a se stesso, è un uomo che sfugge a se stesso. Invece... viene in mente il protagonista di Sostiene Pereira, di Tabucchi. Esatto, ecco. Esatto. Senta, esatto. Andò, lei ha lavorato a lungo su Tomasi di Lampedusa e sul capolavoro che è Il Gattoparto. Lei prima, parlando, ha citato un avverbio, impunemente, ritornano certe cose. E allora lavorare sul Gattopardo fa ovviamente pensare a quel suo finale, no? Tutto cambia perché nulla cambi. Lei ha lavorato sul Gattopardo con un film, tra l'altro, che è Il manoscritto del principe. Allora, questo romanzo cosa ci insegna sulla Sicilia e anche oggi, sui suoi tempi? Ma guardi, c'è un'intuizione fondamentale, Tomasi di Lampedusa. L'idea di mettere al centro un personaggio che appunto è il principe, con una grande consapevole, diciamo, di quello che sta per accadere, e è un altro personaggio fondamentale che è Sedara, cioè quello che poi diventa suo, come dire, consuocero. E questo Sedara fa irruzione con Sedara, un personaggio che non aveva mai avuto, diciamo, alloggio nella letteratura italiana, cioè è un nuovo ceto mafioso che ha surrogato lo spazio che prima aveva la ricchezza delle classi che in quel momento appunto erano le classi aristocratiche, ormai parassitarie e in discesa, in declino. E arriva Sedara che è appunto il rappresentante di una mafia e fa ingresso nei salotti. Ecco, questa cosa qui fa sì che Il Gattopardo è il libro che io consiglierei a qualunque straniero per capire l'Italia, per capire cos'è successo in Italia. E quella frase che è passata alla storia come emblema di un pessimismo dello scrittore, in realtà io credo che sia invece un realismo. Ecco, come Balzac, Tomasi di Lampedusa descrive lucidamente
lo stato delle cose. Non è una frase di cui lui è fiero, è una frase che lui utilizza per esasperare in termini realistici uno stato delle cose, per darne una rappresentazione. Fra i silenzi e le occasioni perdute della Sicilia c'è anche il segreto, la coltre che ha coperto troppi delitti irrisolti e che lasciano l'amaro e anche un atteggiamento cinico nella sfiducia nei confronti dello Stato e della gente? Sicuramente, guardi, ci sono due tipi di silenzio, io direi, nel Sud e soprattutto in Sicilia. C'è un silenzio di acquiescenza e un silenzio di resistenza. Cioè, non tutti i silenzi sono uguali. E io penso che dopo i delitti di Falcone e Borsellino, effettivamente c'è stata una presa di coscienza diversa da parte della comunità. Anzi, direi che proprio in quel momento c'è stato uno spirito di comunità nell'elaborazione del lutto. E poi c'è stata una fase che io direi necessariamente di cerimonia, cioè è subentrata la cerimonia. Non sempre le cerimonie servono, perché le cerimonie introducono anche atteggiamenti nuovi, però diciamo il rischio è che poi diventi soltanto cerimonia. Ecco, questo è un momento cruciale, io credo, per il Sud, perché da un lato si è formata una coscienza, penso che le giovani generazioni siano molto diverse da quelle che io sentivo intorno a me quando ero un ragazzo, e oggi c'è molto più consapevolezza. Dall'altra, io penso che ancora oggi questa mentalità a cui lei faceva riferimento e questa voglia anche di tramandare un atteggiamento in cui quasi si indugia, si compiace di certe forme mentali così in fondo oscure, ecco, penso che ci sia ancora a combattere e che lo si debba fare attraverso la cultura, non solo attraverso la scuola. Cominciando da bambini, insomma. Palermo è stata per anni l'emblema, appunto, di un paese corrotto, ma è stata anche la città che ha dato tanto sangue dei giusti al nostro paese, quindi alla sua memoria e alla fondazione di un'immagine, no? Di qualcosa a cui aggrapparsi per poter ricostruire. Saetta, come per la vicenda di Paolo Borsellino che oggi ricordiamo, anche per la morte di suo papà ritiene ci siano ancora dei punti oscuri per Borsellino in maniera lampante, depistaggi, chiusure, negazioni. Ecco, però anche su papà forse c'è stata un'intercettazione per captare spostamenti che non erano previsti neanche da voi familiari. E comunque lui è vero che non la voleva, ma una scorta potevano dargliela. Ma sull'uccisione di mio padre si è fatta ormai in piena luce, i responsabili sono stati condannati in primo e in secondo grado, Cassazione con sentenze definitive, ormai sono tutti morti. Sul fatto della scorta a cui accennava lei, era un periodo in cui la scorta non era obbligatoria. Mio padre non voleva in genere dare il disturbo, poi soprattutto per gli spostamenti tra città abbastanza lontane, in quel caso si trattava da Palermo a Canicattì e ritorno. Si sarebbero dovuti mettere in comunicazione le questure di Caltanissetta, Palermo, Agrigento, avere una scorta che poi montasse e rimontasse per alcuni giorni. Mio padre sostanzialmente preferiva non dare disturbo. Fu proprio Paolo Borsellino, allora presidente della distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati, a lanciare un jacuzzi dopo la morte di suo papà molto forte, parlando di sottovalutazioni colpevoli dei pericoli di alcuni magistrati, tra cui proprio papà. Sì, poi probabilmente, col senno di poi, si può anche pensare questo. Mio padre cercava di superare eventuali preoccupazioni che avesse, ricordando che non era mai successo che un magistrato giudicante venisse ucciso, e quindi non pensava che si arrivasse a questo. Poi era un po' anche fatalista, mi pare.
cioè riteneva che se comunque dovesse essere stata decisa la sua uccisione, anche con la scorta, prima o poi se ne sarebbe avvenuta. E purtroppo questo è avvenuto poi con Falcone, Borsellino, già era avvenuto con Moro. Quando la mafia decide, insomma, di uccidere qualcuno, riesce a trovare il modo. Purtroppo, appunto, Borsellino e Falcone sono stati uccisi e con loro sono morti anche quelli della scorta. Certamente la scorta, dico, ha un effetto deterrente, rende più complicate le cose, non è certamente inutile, però non è neanche, come dire, decisiva da questo punto. Roberto Andò, è realistico pensare a una trattativa fra lo Stato, quindi non solo fra le sue parti deviate, e la mafia? Perché questo pensiero, questo retropensiero spesso torna, no? E condiziona la nostra fiducia. Beh, direi che ci sono tracce di questo fin dal primo dopoguerra, cioè se uno pensa alla storia di Salvatore Giuliano, che secondo Leonardo Sciascia era il momento in cui, diciamo, parte la storia oscura del rapporto tra il potere e il crimine, diciamo proprio lui, Sciascia parla del cortile di Castelvetrano dove viene ritrovato il cadavere, dove viene in qualche modo falsificata anche tutta la vicenda con cui viene trovato questo cadavere, e io penso che nella continuità, fino ad arrivare appunto a quello che Borsellino ha sicuramente avvertito poco prima di morire, diciamo subito dopo i fatti che riguardano Falcone, Io mi nel riferisco momento in cui agli si anni trova solo a 90, no? Cuba. Dagli anni 90 in poi, mi riferisco a quegli anni, che ancora sono Beh, una ferita. diciamo assolutamente ci sono molte tracce. E ovviamente ci sono anche pareri illustri che negano questa trattativa, ma noi non abbiamo ancora avuto la possibilità di avere un giudizio su questi aspetti che non sia un giudizio, che sia un giudizio formale, cioè legato a una sentenza. E io non credo che l'avremo. Restano molte di queste tracce, e spesso è proprio la letteratura, il cinema, l'arte a lasciarne memoria, e io spero che accada anche per questo. Il bambino nascosto sarà un film con protagonista Silvio Orlando. So che state per iniziare a girare dopo un lungo periodo obbligato, naturalmente, di fermo, e non poteva esserci protagonista per il suo maestro migliore, del maestro per eccellenza Silvio Orlando. E Roberto Saetta, so che anche la storia di suo papà Antonino sarà un film in collaborazione con Rai Teche e l'Istituto Luce. Una bella occasione per far memoria anche di personaggi che la storia forse ha messo un po' da parte con celebrazioni ufficiali. Io vi ringrazio molto per la vostra testimonianza e perché è una testimonianza che può educare ed educarci, soprattutto chi non c'era, chi è un po' più giovane di noi. E per questo vi saluto ricordando quello che ripeteva ai ragazzi proprio delle scuole, Paolo Borsellino. Parlate della mafia, parlatene quando sarete grandi alla radio, in TV, sui giornali, però parlatene. E noi siamo qui. Grazie.